Se anche voi vorreste crearvi una camicetta con nastrini in vita, tipo questa che è molto trendy negli ultimi mesi, continuate a guardare perché nel video di oggi vi mostrerò come disegnare il cartamodello di questa camicia partendo dal cartamodello base del corpino senza pants. Avevo fatto il video di questo cartamodello ormai un anno fa, l'estate scorsa, e finalmente riesco a mostrarvi come utilizzarlo in un progetto. In uno dei prossimi video vedremo anche come cucire questa camicetta passo passo, quindi se ancora non lo avete fatto vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella così non vi perderete tutti i futuri video. E non perdiamo altro tempo e passiamo subito al progetto. Rispetto al disegno ho deciso di trasformare le pants in pieghe aperte, quindi la prima cosa che devo capire è dove piazzare le pieghe davanti e dietro e quanto profonde farle. Il metodo che ho trovato più veloce è reindossare il prototipo del cartamodello da cui partirò, cioè quello del corpino base senza pants, e spillare direttamente sul corpo le pieghe un po' a sentimento dove voglio che stiano. Infatti non mi sono venute perfettamente simmetriche, ovviamente, farò una media delle misure dopo quando le riporterò nel cartamodello. Comunque sul davanti le ho rivolte verso il centro, mentre sul dietro verso i fianchi. Per prima cosa mi sono ricopiata su carta questi che sono i tre pezzi del cartamodello base del corpino senza pants, che è una base di corpino larga adatta per camicie. Ho un video in cui ho mostrato come realizzarlo, vi lascio il link sotto in descrizione se ve lo siete perso. Per la precisione mi sono ricopiata il cartamodello in taglia S perché è molto simile alla mia taglia per il corpino, però vi consiglio di crearvi il cartamodello base sulle vostre misure e partire da quello se volete una camicia su misura. Parto modificando il cartamodello base davanti e dietro e tengo la manica per ultima. Sul davanti devo aggiungere la lista nel centro davanti per la chiusura con i bottoni e devo disegnare la piega. Nel dietro devo aggiungere il taglio del carré, al quale aggiungerò anche un pezzetto dalla spalla davanti, e anche qui devo disegnare la piega. Questo è il corpino base sul quale ho segnato le pieghe. Le pieghe non sono identiche tra destra e sinistra, dato che me le sono spillata da sola addosso, quindi andrò a scegliere quella migliore, probabilmente quella del lato destro. Dietro sono già più simili, comunque anche qui scelgo la migliore o faccio una media delle misure e mi riporto la sua misura dal fianco nel cartamodello base. Questo spillo qui me l'ero messa per segnare il livello al quale vorrei il carré. E di solito il carré non finisce proprio sulla spalla naturale, ma prende anche un po' della spalla davanti, quindi sposterò la linea della spalla di circa 2 cm verso il davanti. Le pieghe dietro sono profonde 2,5 cm, mentre quelle davanti 2 cm. E il carré lo disegno a 11,5 cm in giù dal centro del collo dietro. Nel capo, sul giro manica, l'ho segnato a 10 cm dalla spalla. Viene circa una linea dritta orizzontale, quindi per semplicità la disegno come una linea dritta. Poi, quant'è distante la piega dal fianco? Sul lato destro inizia a 6,5 cm, mentre a sinistra a 5. La farei a 6,5, se no diventa troppo vicina al fianco e rischia quasi di non vedersi. Poi la disegno profonda 2,5 cm, ma è doppia, quindi in totale segno 5 cm di piega. E come ho detto prima, va piegata nella direzione che va dal centro dietro verso il fianco. Non ci sono altre modifiche da fare sul dietro, perché il giro manica lo avevo già abbassato e reso più comodo quando ho preparato il cartamodello base. Il girocollo va bene così, perché mettiamo un collo normale, e la lunghezza anche, perché arriva giusto in vita, come lo volevo io. Passiamo ora al davanti e qui devo segnarmi un pezzetto di carré che va unito al carré dietro in un unico pezzo poi alla fine. Di solito si fa un po' più grande verso il collo e un po' più piccolo verso la spalla, quindi scendo dal collo di 2 cm e dalla spalla di 1,5 cm. Si può anche fare di più, ma non voglio che si veda troppo in avanti la cucitura della spalla, è gusto personale. Il girocollo è già a posto anche nel davanti perché mi ero già abbassato un po' e anche un po' allargata quando ho creato il cartamodello base del corpino. La piega davanti la faccio profonda 2 cm, quindi in totale 4 perché devo moltiplicare per 2 e devo vedere sul capo quanto distante farla dal centro davanti. In questo caso, al contrario del dietro, mi piaceva più vicina al centro davanti e più distante dal fianco. La farò quindi iniziare distante 6 cm dal centro davanti. E ora vediamo come si fa la parte della lista dei bottoni. Vi mostro una camicia di esempio che avevo cucito al secondo anno di fashion design appunto per imparare a fare le camicie.
Dobbiamo fare una sorta di listino come questo, uguale tra destra e sinistra. E le due parti poi si andranno a sormontare. Il riferimento è la linea del centro davanti, che deve sormontarsi perfettamente tra lato destro e sinistro. In questa camicia la cucitura visibile da fuori che tiene fermo il listino l'avevo fatta a 3 cm dal bordo, mentre la parte sotto di stoffa, che probabilmente riuscite anche a vedere da fuori dato che il tessuto è un po' trasparente, deve essere qualche millimetro più lunga, in modo che quando faccio la cucitura si riescono a fissare tutti gli strati di stoffa. Più in dentro, forse riuscite anche a vederlo, c'è un centimetro di margine che ovviamente ci serve per poter ripulire anche questa parte interna. Io farò due listini simmetrici sia a destra che a sinistra come in questa camicia, ma li farò più stretti perché mi piacciono di più. Quindi la cucitura esterna la farò 2,5 cm dal bordo e il pezzo interno sarà di 3 cm. Il centro davanti si trova a metà tra il bordo e la cucitura visibile. In questa camicia questa misura è 3 cm, quindi il centro davanti è 1,5 cm dal bordo. Per prima cosa segno nel cartamodello il bordo esterno, quindi dal centro davanti devo uscire della metà della misura della lista. La lista sarà di 2,5 cm, quindi la metà è 1,25 cm. E mi segno anche il punto in cui avrò la cucitura visibile, che è 1,25 cm in dentro rispetto al centro davanti. E poi mi devo anche aggiungere i pezzi interni, perché non sono pezzi separati ma fanno sempre parte del cartamodello del davanti della camicia. Si può anche farli separati, ma preferisco farli uniti perché dà un risultato, diciamo, più pulito. Quindi dalla linea più esterna del bordo aggiungo il pezzo che va dentro, che è di 3 cm. E poi aggiungo il centimetro di margine. Questo centimetro finale è già il margine di cucitura. Quindi dopo, quando vado ad aggiungere i margini tutto attorno al cartamodello, non devo metterlo qui. Per fare il margine di cucitura di questa parte qui su, mi conviene piegare la lista come sarà alla fine e tagliare il margine con la curvatura del girocollo, ovviamente aggiungendo prima il margine di cucitura nel girocollo di 1 cm. Piego lungo la linea di bordo, quella distante 1,25 cm dal centro davanti, taglio la carta in eccesso dopo il margine di 1 cm e piego lungo la linea del centimetro di margine. E vado quindi a tagliare lungo la linea di margine del girocollo. E in questo modo anche la lista avrà il margine della forma corretta. Quindi il davanti è praticamente già a posto. Possiamo preparare il carré unendo i due pezzi e ricopiandoli insieme in un foglio a parte. Di solito il carré ha un dritto filo orizzontale anziché verticale, quindi andrà piazzato con il lato lungo nella direzione delle cimose. E qui ora mi copio il pezzo del davanti facendo coincidere la linea della spalla. Ovviamente poi questi due pezzi andranno tolti dal cartamodello davanti e dietro della camicia, se no li ricopiamo due volte. Questo pezzo va disegnato intero in realtà, non a metà come ho fatto io, perché per via del dritto filo che è girato non possiamo piazzarlo nella ripiegatura della stoffa come si fa di solito. Comunque per il resto farò tutte cuciture alla francese su tutta la camicia. Quindi posso mettere un margine di 1 cm dappertutto. Nel resto delle cuciture del cartamodello davanti metto un margine di 1 cm dappertutto, tranne sul fondo che ho sbagliato e va messo di 2 cm perché farò un orlo rigirato due volte. Lascio il centro dietro senza margine perché lo metterò nella ripiegatura della stoffa. Faccio l'orlo sotto di 2 cm e al resto metto 1 cm di margine. Passiamo ora alla manica. Il giro sopra lo tengo uguale alla base e vado a modificare la parte sotto per renderla una manica da camicia con tutti i dettagli tipici dei polsi delle camicie. Vi mostro un attimo nella camicia come funziona il polsino. Ha una parte che si sormonta, ossia dove c'è l'apertura. In questa camicia il fessino è largo 2 cm, quindi anche la parte di polso che si sormonta è larga 2 e la terrò anch'io della stessa larghezza. Quello che ci interessa ora per sistemare la manica è la lunghezza del polso, dal quale dipende la lunghezza della manica. In questa camicia il polso era alto 5,5 cm, diciamo un'altezza standard. Io però, come ho fatto nel disegno, voglio un polso bello alto e quindi lo farò di 9 cm. Questi sono 9 cm, quindi il polso mi arriverebbe più o meno qui. Però mi piacerebbe metterci solo due bottoni piccoli in cima e lasciarlo aperto sotto in modo che si apra e scenda un po'. Allora, normalmente per calcolare la lunghezza del cartamodello della manica la regola è di togliere dalla manica la misura del polso meno 2,5 cm. Se ho un polso di 9 cm tolgo 9 dalla manica
meno 2,5 cm, quindi 6,5 cm in totale. Ma io voglio che scenda anche un po' e che la manica abbia ancora più stoffa, quindi anziché 6,5 toglierei 4,5. E ora posso stringere di 2 cm il fondo della manica. Più stringiamo il fondo e meno voluminosa sarà la manica sopra il polsino. Più stoffa lasciamo e più la manica sarà gonfia. Normalmente sul fondo della manica delle camicie c'è l'apertura per il fessino più due pieghe. Queste pieghe possono essere più o meno profonde per far sì che la larghezza della manica coincida alla fine con la lunghezza del polso. L'apertura sta sempre sul dietro della manica e precisamente la segno a 7,5 cm dal taglio della manica e tiro una linea verticale. Per la lunghezza esatta la vediamo dopo quando disegniamo il cartamodello del fessino. Per quanto riguarda le pieghe, sono circa una a cavallo della linea spalla e una poco dopo, verso il davanti della manica. Segno la prima distante 3 cm dall'apertura. Per ora le segno ampie 3 cm l'una, però può essere che questa misura cambi un po' in corso d'opera, perché dopo come funziona? Cuciremo per primo il polsino e poi dovremo far stare dentro il volume della manica nella misura del polsino e potremo ampliare un po' o diminuire la profondità delle pieghe per poter far stare dentro la manica perfettamente nel polso. Ma non vi preoccupate, sarà molto più chiaro quando andremo a cucire. Segno l'inizio della seconda piega 2 cm dopo la linea spalla e per ora la segno sempre larga 3 cm. Ora, per sapere se più o meno abbiamo una misura corretta, misuriamo il fondo della manica togliendo l'ampiezza delle due pieghe e il totale dovrebbe essere il più vicino possibile alla misura della lunghezza del polsino. Nel mio caso so già che farò lungo il polsino 24 cm come quello della camicia che ho come riferimento. Ora preparo il cartamodello del polso, è un semplice rettangolo, lo faccio alto 9 cm e lungo 24. Di questi 24, 2 sono di sormonto nell'apertura sotto al fessino e metto un centimetro di margine tutto attorno. E passiamo ora al colletto. Disegno una linea orizzontale al centro che dividerà la fascetta collo dalla vela collo e una linea verticale sul lato destro che sarà al centro dietro. Poi sulla verticale faccio un segno 2 cm sopra e sotto rispetto all'incrocio. Giusto come riferimento, questo listino è alto 3 cm e lo farò alto uguale anch'io, mentre la vela è alta 5,5 cm e sulle punte 6. Io credo che la farò alta 6,5 cm e 8 sulle punte, proprio perché come da disegno voglio un collo con le punte lunghe. Prima segno la seconda linea verticale, che sarà quella del centro davanti ed è distante dalla prima linea come la misura dello scollo davanti più lo scollo dietro del corpino. Attenzione che nel davanti la misura deve essere presa fino alla linea di centro davanti, nel mio caso misura il dietro 8 cm e il davanti 11, quindi segno la seconda linea verticale distante 19 cm dalla prima. Ora congiungo i due punti che ho già segnato con il punto d'incrocio sull'altro lato, con una linea leggermente curva e cercando di disegnarle con la stessa curvatura perché sono due pezzi che poi andranno cuciti assieme e devono quindi avere la stessa lunghezza. Dal centro dietro mi segno anche una linea verticale alla distanza del giro collo dietro, nel mio caso 8 cm, e questa sarà la linea spalla. Ora sotto al punto più basso segno l'altezza del listino che abbiamo detto che è 3 cm e dal punto sopra invece segno 6 cm e questa sarà l'altezza della vela collo. Segno poi una linea orizzontale dal punto sotto e segno anche tutto il listino alto 3 cm. Tiro una linea orizzontale anche dal punto più in alto. E qui su dalla linea di centro davanti esco di altri 3 cm e questo nuovo punto ci servirà come riferimento per la fine delle punte della vela e lo congiungo all'incrocio sulla linea del centro davanti. Nel listino nel centro davanti bisogna aggiungere un pezzetto di sormonto e precisamente un pezzetto largo come la misura della lista bottoni dal centro davanti al bordo che nel mio caso era di 1,25 cm. Quindi dalla linea di centro davanti esco di questa misura e congiungo con linea curva fino al punto di incrocio. Per la misura della vela ho deciso di farla nel centro dietro lunga 5,5 cm e nelle punte 9 cm perché così si vede di più il dislivello. E congiungo questo
questi due punti sempre con un curvilineo facendo una leggera curva verso le punte. Quindi ricapitolando, le misure messe sono 9, 5,5, 2, 2 e 3 cm. Quando poi mi vado a ricopiare questi cartamodelli, devo ricopiarli interi, non solo fino al centro dietro. Non posso tagliarli nella ripiegatura della stoffa perché hanno il dritto filo nella direzione lunga. E infatti me lo sono segnato per entrambi i pezzi. E un piccolo dettaglio di cui mi sono resa conto dopo, la vela collo è meglio farla partire 3 mm più in dentro verso la spalla, così alla fine resta un po' di lasco tra le due vele e non rischiano di sormontarsi nel centro davanti, cosa che non dovrebbe succedere. E il collo è pronto e questo è il metodo con cui potete costruire la maggior parte dei colli per camice. E ultimo pezzo che manca è il fessino dell'apertura del polso. Come si costruisce? Questo fessino è fatto in un pezzo unico. È anche possibile farlo in due pezzi, ma trovo più semplice farlo e cucirlo in un pezzo unico ed è anche il metodo che si usa a livello industriale. Partiamo dal vedere come è fatto un fessino. Praticamente dopo, quando andremo a cucire questa parte, avremo nella stoffa una fessura larga 2 cm. E questa fessura va coperta con il fessino, sia da questo lato, dove abbiamo una copertura larga 2 cm che rifinisce questo lato, sia dall'altro lato, dove abbiamo un'altra copertura larga 2 cm che rifinisce anche questo lato. E con il pezzo unico del fessino riusciamo a rifinire l'apertura sia sul lato destro che sul sinistro. E infine in cima abbiamo una struttura a forma di triangolo, che può anche essere un rettangolo in realtà, e che serve a nascondere tutti i margini di cucitura. I 2 cm di copertura che stanno nei due lati si sormontano perfettamente e quindi non restano buchi. Il fessino che farò io sarà largo sempre 2 cm come in questa camicia e lo faccio solo un po' più alto nella parte in cima. Partiamo disegnando il pezzo alto che è anche quello che si vede esternamente nella camicia. Lo farò alto 12 cm fino alla punta, ovviamente non includo i margini in queste misure che vi sto dicendo, quelli li mettiamo alla fine. E tutte le parti interne le farò alte 9,5 cm. Tutti i pezzi sono larghi 2 cm, tranne questo che viene diviso in due parti. Inizio tirando una linea orizzontale sul fondo e una linea verticale a destra. Il pezzo più a destra è alto 12 cm, quindi mi faccio un segno a 12 cm e tiro una lineetta orizzontale. Questo pezzo è largo 2 cm, quindi segno una linea verticale a 2 cm di distanza dalla prima. Il pezzo che è a fianco è quello che gira in sotto, nella camicia è questo pezzo qui. Quindi anche questo secondo pezzo lo segno largo 2 cm e alto 9,5. Questa è l'altezza anche per i pezzi successivi, quindi mi tiro una linea orizzontale lunga a 9,5 cm dal fondo. Il prossimo pezzo è quello dell'apertura di 2 cm. Quando cuciremo il capo sarà più chiaro in che senso è un'apertura, per ora la disegniamo larga 2 cm con una linea verticale esattamente in mezzo, che sarà quella in cui si andrà a tagliare con la forbice quando cuciremo, e in cima segniamo una V. Con la macchina si andrà a cucire lungo questo rettangolo ai lati e sopra, cucitura che serve per unire il fessino alla manica, e andremo a tagliare lungo la linea centrale e lungo la V che c'è in cima, ma questo lo vedremo nel prossimo video quando cuciremo la camicia. Le ultime due parti da 2 cm l'una sono quelle che rivestono l'altro lato dell'apertura. Questa impuntura serve a bloccare il tutto e a non far vedere i margini di cucitura da fuori e mi segno anche nel cartamodello dove va fatta, ossia mezzo centimetro sotto ai 9,5 cm, quindi a 9 cm dal fondo. E invece il triangolino decorativo lo segno nell'ultimo centimetro in cima. Questa è l'area in cui faremo le impunture e quindi è fissata, mentre da questa cucitura in giù lo spacchetto si apre. E come margini di cucitura metto un centimetro sotto, perché va unito al polso che è anche quello un centimetro di margine. In tutte le altre parti basta un margine di mezzo centimetro, perché sarà più facile cucire le parti piccole se non ho margini ingombranti. Questa linea combacia con la linea che c'è qui in mezzo. È importante che la linea di apertura nella manica sia parallela alla linea della spalla e, se vogliamo essere precisi, possiamo riportarci anche nella manica questo rettangolo.
In realtà poi questo pezzo andrà piazzato al contrario, perché i due rettangoli di sinistra vanno piazzati nella direzione del taglio della manica. Il pezzo più alto del fessino invece va verso la linea spalla. E poi quando dovremo unire i due pezzi di stoffa insieme, dovremo far combaciare i due rettangoli. E un'ultima cosa, facendo la tela di prova mi sto rendendo conto che è meglio tenere il fondo della manica dritto, perché tenendolo curvo si creano troppi dislivelli nelle pieghe e nel fessino che rendono il cucito più difficile per niente. Lo terrò dritto perché tanto il risultato non cambia. E vi mostro ora la tela di prova indossata. Ovviamente non è precisa e non ha tutti i pezzi perché non è necessario, ma ha diciamo il minimo indispensabile per poter testare le forme dei vari cartamodelli. Allora, nel complesso la camicia mi piace ed è molto simile effettivamente a come l'avevo disegnata. Il volume è corretto in generale e i dettagli anche. La manica e il polso vanno bene, ci sono solo dei piccoli aggiustamenti da fare qua e là. Per prima cosa vorrei che il nastrino in vita si vedesse un po' di più, quindi accorcerò di 2 cm la camicia in vita sia davanti sia dietro, così coprirà meno i nastri. Poi l'altra cosa che noto è che il collo tira un po' davanti, a metà tra la spalla e il centro davanti. Essendo grande è più facile che faccia questo tipo di difetto, ma basterà aprire il cartamodello in questo punto e aggiungere un po' di stoffa. Probabilmente accorcerò anche un po' la vela in questo punto. Dietro invece il collo è perfetto, quindi non lo tocco. Qui ho cucito le pieghe un po' male, mi sono venute un po' troppo distanti, quindi verificherò nel cartamodello che la piega davanti sia abbastanza vicina alla piega dietro. La farò distante magari solo 2 cm dalla piega dietro. E ora vi mostro al volo come sistemo il collo. Ho messo uno spillo dove sentivo che il collo si piegava e che era tirato, quindi so che devo sistemare in quel punto. Io qui tiro una linea, taglio, aggiungo carta tipo mezzo centimetro in larghezza e accorcio anche di mezzo centimetro il fondo della vela perché sentivo che la vela appunto appoggiava un po' sulla spalla. Mi devo alzare anche di mezzo centimetro nel centro dietro per potermi alzare in questo punto, ma non credo sia un problema perché comunque il collo dietro era abbastanza lungo. Ora ricopio la vela e così posso aggiungere il mezzo centimetro di carta in mezzo. E aggiungendo carta si è creato uno scalino sul bordo sotto della vela, quindi lo riallineo. E anche il collo è quindi pronto. Allora, questa era una camicetta piuttosto basica, quindi potete utilizzare le tecniche che vi ho mostrato oggi per creare anche tante altre camicie simili a questa. Per esempio togliendo i nastrini in vita, allungando la camicia e togliendo le pants, vi viene fuori il cartamodello di una camicia basica dalla quale potete partire e sbizzarrirvi per fare tante modifiche. Io spero che questo video vi sia stato utile, se sì lasciate un like e vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, dove faccio spesso dei sondaggi per chiedere un parere anche a voi su quali capi realizzare nel canale. Il progetto di oggi per esempio arriva proprio da un sondaggio e vi ringrazio per le numerose risposte che ho ricevuto. E niente, per oggi è veramente tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!